Iniziamo il giro su Juventus-Inter. Bazzani, non sarà una partita decisiva. Allegri fa capire che è più importante la gara della settimana poi in Champions League, però di fatto Juventus-Inter non è decisiva, è bella sicuramente la grande sfida, il derby d'Italia, però come contenuto a livello di classifica non balla nulla. Sono d'accordissimo, non balla nulla, anche perché a mio avviso qualsiasi risultato esca non va a influire su quello che secondo me sarà il risultato finale del campionato, che sarà lo scudetto della Juventus. Però credo che da questa partita entrambe possono chiaramente prendere qualcosa di importante. La Juve chiaramente dare continuità a quello che è il suo campionato e il fatto di mentalmente riuscire ad affrontare gli avversari e batterli come gli succede per poi preparare il grande obiettivo che ha. L'Inter invece da questa partita secondo me può conoscere meglio se stessa e può trarre conclusioni rispetto a quello che potrà andare a fare un eventuale ottavo di Champions. Cioè, mi spiego, è una squadra che è anni che non affronta la Champions League. Questo tipo di partita, secondo me, se riuscirà a fare una prestazione importante al di là del risultato, l'allena mentalmente ad un eventuale ottavo di finale in Champions League. Quindi l'Inter non potrà, secondo me, trarre grandi cose sul campionato, ma perché la Juve vincerà lo scudetto. Ma però potrà trarre delle grandi considerazioni rispetto a quello che andrà a fare, quindi nell'ottavo di finale, se avrà la fortuna di andarci. Perché è chiaro, è una squadra che manca da tanto nelle coppe, manca da tanto in quella competizione, quindi questo tipo di partite la possono allenare mentalmente, andare poi a giocare all'ottavo di Champions. Allora, Bazzani dice una cosa intelligentissima, molto molto accattivante, gravissimo allo stesso tempo Alfredo Pedulla, perché sta passando un Juventus-Inter come una prestazione, certo, che si allena, sì, per la Champions. Ha detto cose giustissime, però è grave che un Juventus-Inter sta passando per ragionare in ottica Champions, anche perché giustamente l'Inter ha detto cose giustissime, ma alla fine sì, prevale la tristezza perché ha detto cose sacrosante, ma se dovessi ridere o piangere, piangerei, perché alla vigilia di un Juve-Inter io mi aspetterei di parlare di una corsa scudetto aperta, di una partita più equilibrata rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione. Quindi da un certo punto di vista Bazzani guarda al futuro e quindi dà delle possibilità all'Inter, indipendentemente dal risultato di domani, di crescere, perché questa è anche la missione di Spalletti. Da un altro punto di vista ci tira un cazzotto e ci dice comunque vada, rassegnatevi, perché fino a maggio non c'è trippa. E quindi sotto questo aspetto io credo che lui sia sulla strada e sulla corsia preferenziale, perché il campionato ha detto questo e difficilmente cambierà linguaggio. Allora, iniziamo con i confronti e ovviamente qui iniziamo a coinvolgere anche Fabio Gatti. Ronaldo Icardi, il primo confronto numerico, si può parlare di confronto tra questi due calciatori secondo te, direttore? Ma per la partita di domani sicuramente sì, in linea generale credo che, anche se sono due campioni, sicuramente il valore di Cristiano, non solo per il discorso tecnico, ma soprattutto per la fame, per la cattiveria, per la mentalità che porta e che ha portato nel nostro campionato, siano dei valori diversi, fermo restando che sono due grandi campioni e due valori aggiunti per le proprie squadre. Alfredo, in questo caso Ronaldo Icardi è un confronto che può reggere, oppure secondo te, e soprattutto domani, chi potrebbe essere decisivo? È un confronto che può reggere, perché stiamo parlando del signore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere e di un altro che è in ascesa. Tra l'altro Icardi in quello stadio lì ha fatto sempre molto bene. Noi ricordiamo quando era con la Samp la doppietta, ha segnato anche con la maglia dell'Inter, quindi lui in queste partite, indipendentemente poi da gol che ha fatto a San Siro, mi riferivo alle presenze di Icardi all'Allianz Stadium, chiamiamolo come volete. Non è una sfida, per me il discorso è molto più generale. Questa è una squadra, la Juve, che ne ha due, e da un'altra parte che c'è l'Inter che sta crescendo in modo anche esponenziale qualche volta e ha delle pause, quindi è un discorso impari, che poi se la vogliamo mettere sul piano del singolo possiamo parlare fino a domani mattina, ma i discorsi che fanno la differenza secondo me sono altri. Binda, Gazzetta. Sì, detto che domani la Gazzetta fa una gazzettona speciale su Juve e Inter, oggi c'era anche Zang in redazione, ma è un giornale che la presenterà in maniera molto approfondita. L'effetto Champions incide sicuramente, però secondo me incide più sull'Inter, visto che la Juventus bene o male è già qualificata e deve giocare con lo Young Boys, mentre l'Inter è una partita decisiva, e tra l'altro dipenderà anche dal risultato del Tottenham con Barcellona, quindi l'Inter sicuramente ha molta più pressione addosso in questo momento, quindi
la partita di domani chiaramente non deciderà nulla in un senso o nell'altro, è forse più sentita dai tifosi all'esterno che in campo. È affascinante, però certo conta, però è molto più sentita fuori, una partita che sicuramente regalerà anche dei motivi di ma polemica. Ma può cadere secondo te domani la Juve? Com'è? Può cadere? Per la prima volta? Beh, insomma, l'Inter ha già fatto il colpo lì, ma battere questa Juve bisogna fare un'impresa. Bisogna fare un'impresa, secondo me. Quindi le sorprese sono l'ordine del giorno del calcio, non è che non ne sono mai successe, però obiettivamente credo che la Juventus domani rimane la favorita, secondo me. I numeri di una Juventus imbattibile l'abbiamo vista nel corso di queste giornate, perché 13 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 40 punti, la media di 2,87 a partita, 31 gol fatti, 8 gol subiti. Bortolo Mutti, come si ferma questa Juventus? La risposta è forse impossibile, però l'Inter comunque nei 90 minuti, certo non può competere per lo scudetto perché la Juventus è di un altro pianeta, ma nei 90 minuti, ragazzi, ci potrebbe anche stare. Ma che è una partita che ha il suo fascino comunque, e credo che verrà giocata con lo spirito che l'ha sempre contraddistinta, perché anche a livello sportivo, anche per i tifosi, è una partita sentita. I numeri della Juve sono mortificanti per gli altri, per cui effettivamente ha aperto una forbice sia tecnica che psicologica che penso sarà incolmabile in questo campionato. Beh, però deve essere da esempio per le altre squadre come l'Inter, certo, come l'Inter, che devono ridurre questo gap, sì, e cercare di copiare, di prendere esempio da quello che ha fatto la Juve. Anche al discorso di Ronaldo e Icardi. Ronaldo è veramente un grande campione, un leader, ed è stato in questi anni veramente. Icardi è un grande bomber, ma non è un vero leader. È questo a volte che fa la differenza in queste squadre. L'Inter in questo momento è una grande squadra, una buona squadra, ma non ha ancora quei leader capaci di creare questo blasone, questa forza per avvicinarsi alla Juve. Gatti. Ma sì, io credo che la grande differenza tra Juventus ed Inter, cioè il valore della partita di domani, sia il risultato del grande lavoro svolto dalla Juventus come società in questi anni, nel senso che la Juventus negli ultimi, non so, 7, 8, 10 anni ha investito parecchie risorse, innanzitutto sulle infrastrutture, oltre che, secondo me, a livello di mercato ha fatto 3-4 operazioni di grande significato. Non ci dimentichiamo che dopo un anno di assestamento la Juventus, nel momento in cui Roma e Napoli davano un pochino fastidio, pagando la clausola, gli ha portato via Higuaín e Pjanic, che erano i giocatori più importanti, quindi ha tolto competitività al campionato, si è consolidata. E un altro segnale molto importante, io credo che ci sia stato quest'estate, non tanto per l'operazione Ronaldo, che secondo il mio modo di vedere la Juve ha fatto per colmare il gap che aveva con i top club europei, quanto nell'operazione Cancelo. Cancelo è un giocatore che aveva preso l'Inter in prestito con diritto di riscatto e poi l'Inter non è riuscita a riscattarla per il financial fair play o per qualcosa del genere. Il giorno dopo Paratici è partito e ha riportato a casa il terzino destro più forte del mondo. Sì, poi c'è anche il discorso di Mendes, che nell'ambito di Cristiano Ronaldo, Cancelo l'ha riportato a Torino. L'Inter c'è un'opzione di riscatto, quindi... No, ma infatti io non ho capito l'operazione che fa l'Inter. L'Inter, se gli piace un giocatore, deve comprarlo. Cioè, il tipo di operazione non è un'operazione da Inter, è stata da Inter. Io credo che per colmare questo gap da parte non solo dell'Inter ma anche degli altri club italiani c'è parecchio da lavorare, non sarà sicuramente una cosa imminente. Alfredo, vedevo che mentre parlavano Binda e Gatti stavi per inserirti a proposito di mercato. Certo, Cancelo se ha tu, dato un segnale allora, abbastanza se tu sei su Inter, no. Sì, ma Cancelo purtroppo non lo potevi acquistare, cioè se Cancelo fosse stato un discorso tra il signor Zhang e Cancelo ne avrebbe acquistati 8 di Cancelo e altri 2 li avrebbe mandati a giocare dove voleva lui, dove avrebbe voluto lui. Il problema è che invece ha dovuto rispettare dei paletti e tu stai guarendo adesso da questa situazione. Io penso che dall'estate prossima, trattino 2 sessioni di mercato, quindi dalla prossima alle prossime 2, l'Inter farà fuoco e fiamme dopo aver fatto quello che doveva fare, cioè rientrare. Purtroppo l'Inter sapeva che prendendo Cancelo e Rafinha, indipendentemente dal grave infortunio che ha avuto Rafinha, avrebbe dovuto sopportare gli spifferi. E la Juve in queste cose è come il gatto e la volpe.
La Juve fa sia il gatto che la volpe. Quando vede, giustamente Gatti parlava di Pjanic e Higuaín, il discorso vale per Cancelo. Hai visto che era gatto degli altri, che era forte, di gatti, che però, uno dei migliori terzi al mondo l'ha portato a casa. Però Alfredo, sei d'accordo con me che non è un'operazione da grande squadra quella che ha fatto l'Inter? Sono d'accordo con te, ma certo che sono d'accordo con te, certo, perché in prestito di solito, soprattutto se poi te lo porta via un altro. Però in quel momento pensavi di poter andare nella pill di Cancelo e di poterlo poi convincere ad aspettare per riscattarlo. È arrivato un altro e te l'ha portato via. Sono dei rischi che in futuro l'Inter non correrà più. Bazzani. Sì, credo che insomma quello che abbia detto Fabio sia un po' il riassunto di tutto ciò, ovvero che la Juve comunque, oltre che essersi rinforzata, ha tolto i migliori giocatori alle dirette concorrenti che l'hanno più infastidito, quindi Pjanic, Higuain, non ultimo appunto Cancelo, nelle modalità poi che hanno spiegato bene loro. Quindi di fatto il gap è sempre aumentato e credo che, purtroppo, tornando al mio discorso di introduzione, che è stato molto realistico, sì, certo. No, dico, però purtroppo avremo, secondo me, una forbice sempre più ampia, cioè questo è il problema. Cioè, oggettivamente io credo che per l'Inter... Per quanti anni, secondo te, Fabio? No, ma scusami però, Fabio, io vorrei dire una cosa. Capisco quello che vuol dire Fabio, ma non è che adesso dobbiamo tutti piangere perché la Juventus ammazza il campionato. No, ma io no. Io credo che la Juventus debba essere la stella polare, l'esempio che tutti devono inseguire per cercare di crescere. Cioè la Juventus sta facendo delle cose straordinarie, ma le altre squadre dovrebbero, ma non da oggi, da 4-5 anni, da quando la Juve ha preso questo trend, questo andazzo, avrebbero dovuto cercare di seguirla. Ma vedo che in Italia l'investimento, farsi il nuovo stadio, fare una struttura a 360 gradi, vedo che in Italia siamo ancora indietro, stiamo ancora aspettando il presidente che mette i soldi, per dirla brutalmente. Certo. E di questo passo non lo fa nessuno al mondo, in Inghilterra, in Spagna, non c'è più il presidente che mette i soldi come una volta. Finché in Italia le società, grandi società che se lo possono permettere, non seguiranno il modello Juventus, non potranno mai ridurlo questo gap. Devono sperare che la Juventus gli succeda qualcosa che esploda, ecco, ma non potranno mai. Già esplosa 12 no, anni fa. No, per dire adesso, non possono loro pensare di accorciare il gap soltanto spendendo tanti soldi comprando i giocatori forti, perché la Juve non ha fatto così. La Juve li ha prima prodotti e poi li ha investiti. Bazzani, poi per un lato dobbiamo andare anche dal presidente Montemuro su Marotta, che comunque per l'ultima volta sarà sul divano di casa in occasione di Juventus-Inter, come è giusto che sia in questo caso. E poi si riparte. Bazzani. Sì, io credo che l'Inter possa costruire un percorso che piano piano avvicina la Juve alle potenzialità economiche, sta iniziando, però mi sembra che lo stacco che la Juventus ha fatto rispetto alle altre mi sembra un gap molto ampio, che ci vorranno degli anni. Ecco, adesso Alfredo chiedeva quanti anni, adesso un numero non lo so, però secondo me non basta una campagna acquisti anche buona dell'anno prossimo, no, perché basta appunto una campagna acquisti, certo. Esatto, no, cioè, dovrebbe indebolirsi la Juve, ma la Juve ha messo una base tale che c'è, che l'anno prossimo si rinforza ancora. Vuole, cioè, questo è il problema, che si vuole un altro Calciopoli. Ma noi non dobbiamo augurarci che la Juventus esploda, scusate. Noi dobbiamo augurarci che il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma riescano a fare una politica, una strategia che non sia solo di calciomercato, ma che sia di aziendale, certo, che sia di farsi uno stadio, di farsi un centro, di fare un merchandising. Ha fatto 200 sportivi negli ultimi anni. Porca miseria, ma è quello che devono fare. Non è quello che non stiamo facendo, ma sono tutte le proprietà che sono venute da fuori, non hanno ancora capito o si sentono nel territorio nostro. Insomma, la Juventus sono 10 anni che ha fatto sto stadio e da allora è decollata, è da 10 anni che ragiona in questa maniera, con una mentalità molto più europea. Poi senti dire col fatturato che hanno, ma il fatturato mica sono i soldi di San Presidente, sono soldi che guadagnano. Montemuro sull'aspetto dirigenziale, poi guardiamo anche, grazie alla grafica e grazie alla nostra regia affidata a Cristian Chitti, Pietro Rabita, Gabriele Monte, il coordinamento di Alessio Milone, Paolino Marra, per vedere anche il confronto. Abbiamo visto Icardi con Ronaldo, ma ci sono anche altri confronti in vista della sfida di domani, possiamo vederlo con l'aiuto della grafica. Però Montemurro, con l'arrivo di Marotta, questo gap che comunque si parla, si preannuncia, si osserva, si può colmare, non dico con un solo dirigente, ma con un progetto portato da un nuovo futuro dirigente come Beppe Marotta? Montemurro, presidente, vai. Allora,
Sicuramente sono concorde che la Juventus in questo momento è la stella polare del calcio italiano, questo l'abbiamo detto anche altre volte. Sicuramente dal punto di vista societario per anni hanno fatto le scelte giuste, anche soprattutto dal punto di vista degli investimenti, e credo che lo stadio sia la fotografia di tutto questo, oltre a tante altre scelte. Spesso hanno rinunciato anche a grandi campioni, come è accaduto nel caso per dire di Del Piero e altri, per andare sul mercato e creare dei nuovi campioni. Quindi sicuramente però l'Inter, attraverso anche l'arrivo di Marotta, che poi è un mio collega all'interno del Consiglio federale, devo dire che sta cercando di andare in quella direzione. Mentre che dal punto di vista sportivo posso dire che secondo me questa gara ha un interesse importante anche per la classifica, perché verificato che il Napoli ha un incontro relativamente semplice con il Frosinone in casa, la Juventus probabilmente è costretta a vincere e l'Inter a sua volta non deve perdere terreno per non staccarsi troppo dal Napoli e non farsi risucchiare dal Milan, che subito sì, come hai detto tu, insomma, sembra una classifica punto a punto, cioè che esatto, la Juve sia costretta no, a vincere. No. Cioè, se guardiamo poi la classifica, tu ci inviti a queste cose, noi stiamo sognando, guardiamo la classifica, però non è costretta a vincere, poi che vinca sempre un altro paio di maniche. Volevo aggiungere due cose legate al mercato. Perché come qualche settimana fa la Juve aveva impostato il discorso del rinnovo di Rugani, scadenza 2021, nuova scadenza 2023, la Juve ha messo a posto anche il discorso Alessandro, scadenza, ex scadenza possiamo dire, aspettando l'annuncio 2020, nuova scadenza 2023, guadagnava 2.800.000 euro, ricordiamo che Alessandro arrivò a sorpresa nell'estate del 2015 a pochi mesi dalla scadenza del contratto per 26 milioni di euro dal Porto, il suo ingaggio era di 2.8, il suo nuovo ingaggio è da oltre 4.5 più bonus. Tutto questo perché? Perché se fossimo arrivati alla primavera saremmo rientrati nel 2019, a un anno dalla scadenza, c'erano delle sirene inglesi. 10 giorni fa Alexandra aveva detto sto bene alla Juve ma mi piace la Premier. La Juve cosa ha fatto? Ti mette a posto, ti blindo, ti do più o meno i soldi che avevi chiesto, poi se io trovo uno, questa è la sintesi mia, migliore di te aveva e sta seguendo l'evolversi della vicenda Marcelo, bene, altrimenti ti ho messo a posto e Alexandro la Juve lo blinda. Questa è anche una delle motivazioni che porta la Juve a fare le cose un po' per tempo e in anticipo rispetto agli altri. Oh, Agata, domanda per? Per il signor Mutti. Ah, mister, sì, domanda. Sì, signor, io mi chiedevo, signor, tra Allegri e Spalletti, che abbiamo peraltro appena sentito, tra poco sentiremo anche Spalletti, dal punto di vista tattico chi apprezza di più, a prescindere dai giocatori dei quali dispongono entrambi gli allenatori? Ma sono due allenatori che si assomigliano molto comunque, per come gestiscono l'aspetto tattico delle proprie squadre. Non sono vincolati a dei moduli ben precisi, in base un po' ai giocatori a disposizione riescono a modellare le proprie squadre. Per cui non dico li metto sullo stesso piano, perché è chiaro, i numeri parlano per Allegri, anche se Allegri ha avuto a disposizione una Ferrari e Spalletti magari qualcosa meno. Però ecco, sono i due allenatori che probabilmente in questo momento meritano assieme ad Ancelotti proprio il podio del nostro calcio. Si va dritti per la nostra strada, diceva Luciano Spalletti, prima ancora le parole di Max Allegri, Gatti prima, Bazzani poi, centrocampo, attacco, allenatore, dirigente, quindi mi coprite un po' tutti i ruoli, mi dovete dare una risposta sia nella risposta di Allegri che nella risposta di Spalletti. C'è la testa, sembra, a martedì e mercoledì, eppure domani si gioca Juventus-Inter, Gatti. Ma no, secondo me la Juventus sicuramente ha un obiettivo importante, quello di arrivare primo, ma come ha detto Nicola, sul campo dei Young Boys credo che non faccia molta non abbia molte difficoltà. E in più, mentre Spalletti secondo me vuol togliere un po' di pressione dalla partita di domani, perché sa che può anche andare incontro ad una sconfitta, quindi a livello mentale potrebbe essere una difficoltà per le menti dei propri calciatori. Allegri, da primo della classe, sicuramente sposta un po' l'attenzione sulla Champions, sapendo che se domani vince, purtroppo il campionato è morto, sarà morto, è finito definitivamente a dicembre. Bazzani. Sì, ma io credo che Allegri ogni prepartita di un certo tipo deve cercare, hai visto, tira fuori gli sconti diretti, tira fuori che ci sono ancora tanti punti, quindi deve per un allenatore non è facile trovare sempre le motivazioni, è difficilissimo. Lui secondo me è un fenomeno in questo, perché riesce ogni volta
Cioè non è facile, anche perché poi almeno questo è uno step alto del nostro campionato, perché l'Inter comunque è un avversario alto, cioè lui pensa che ogni domenica deve tenere le antenne dritte, magari anche quando ha uno step leggermente più basso, perché non sempre l'Inter di fronte, però mantenere concentrazione, cattiveria, quindi è normale che quando c'ha la Champions vicino prova ad alzare le antenne. Spalletti, secondo me, è una conferenza che lavora sulla mentalità della squadra, cioè dicendo di andare lì, provare a fare la partita, vedere che quelli davanti, ma ripeto come ho detto prima, più a livello generale, cioè lui vuole mettere, inculcare una mentalità in questa squadra per dargli anche un profilo europeo. L'anno scorso hanno fatto uno step di arrivare quarti, quindi quest'anno li vuol far crescere da quel punto di vista, e la partita di domani, secondo me lui comunica di andare a giocare con una certa personalità, esuberanza, spera quantomeno, ma non solo per i 90 minuti domani, anche per preparare poi un eventuale cammino dell'Inter in Europa, cioè farla crescere mentalmente, e il campo di domani, la squadra di domani, se fai una buona prestazione ti fanno crescere. Assolutamente, bene, bene. Pedulla stava quasi prendendo appunti, cioè quando parla Bazzani ormai noi siamo in rigoroso Bazzani, silenzio, perché Bazzani è un libro apertissimo. Ormai è veramente straordinario, complimenti, no, ma complimenti a Bazzani. Per l'Inter, perché parliamo di Perisic, che sicuramente sta affrontando un momento molto difficoltoso, non è più lo stesso, non segna da un bel po'. Potremmo quindi definirlo l'anello debole dell'Inter? Sicuramente è l'anello che è mancato. È un giocatore che purtroppo dal ritorno del Mondiale non è riuscito a entrare mai in sintonia con la squadra a livello fisico, ma anche a livello mentale. Cioè, oggettivamente non è riuscito mai a incidere, e questo è un peccato, perché per un Inter che veramente deve fare il salto di qualità, questo giocatore qui però oggettivamente in quel mondiale ha speso tanto a livello fisico, a livello mentale, e credo che non sia ancora riuscito a ricaricare le batterie.